Bentrovati, oggi faremo un risotto allo zafferano e zucchine in fiore, brodo e tutto quanto. Non lo faremo sul fuoco, ma utilizzeremo la tecnologia, una macchina, il cooking chef, faremo tutto qua. Visto che è un risotto, visto che c'è bisogno di tanta lavorazione, ma neanche tanta lavorazione, ma soprattutto tanti step, e poi la preparazione del brodo che faremo qui dentro e della cottura che sarà i soliti 20. Quindi dai 15 ai 20 minuti. Partiamo subito, partiamo facendo il brodo. Abbiamo le nostre verdure che abbiamo già lavato. Mettiamo dentro le coste, il sedano, il pomodoro, e mettiamo dentro anche la carota. Accendiamo la temperatura, portiamo a 140 gradi. Allora, il brodo è pronto. Passiamo a preparare tutto quello che sono le zucchine da mettere dentro nel risotto, tritare la cipolla, il parmigiano, il prezzemolo, e infatti iniziamo subito dal prezzemolo. Ok, dovrebbe bastare. Lo fermiamo bene. Facciamo partire. Lo lasciamo dentro qua, tanto ci servirà subito. Agganciamo il tagliaverdure. Ne basteranno due. Perfetto, spegniamo. Tiriamo via tutte le zucchine per bene e passiamo a tritare la cipolla. Facciamo partire. Ok, perfetto. Prepariamo il formaggio. Ok, agganciato. Prendiamo un piatto. Veloce, eh? Meglio che farlo a mano. E adesso non ci resta che preparare il risotto. Un pochino di burro. Goccio d'olio, agganciamo il gancio a spirale che serve per cuocere e mescolare, aspettiamo che si scaldi un attimino, aggiungiamo la cipolla, aggiungiamo il riso, aggiungiamo lo zafferano in fili e adesso sfumiamo con il vino bianco, lo facciamo evaporare bene. Il brodo. Poco alla volta e lasciamo andare. Adesso non ci resta che attendere la metà cottura del riso per poi aggiungere le zucchine e alla fine, quando mantecheremo, anche i fiori di zucca. Allora, siamo a metà cottura, aggiungiamo le zucchine. E non ci resta che attendere per mantecare. Ci siamo, possiamo iniziare a mettere dentro i fiori di zucca e il parmigiano. Sale e pepe. Chiudiamo il tempo per mantecare. Ci siamo, pronto. Siamo riusciti a fare un risotto all'onda, bello cremoso. Ecco qua, direi che non ci siamo stancati a preparare il riso, è venuto perfetto, è venuto all'onda. Non vi resta che provarci a casa e ci vediamo alla prossima. Ciao!